ringraziando Dio, un bel po' che non ne subisco, però si è costretti a parcheggiare in zone dove c'è sorveglianza, c'è vigilanza, dove c'è un parcheggiatore, però garantisce la tranquillità che la macchina non venga toccata e non vengano fatti danni. A casa siamo costretti ad avere un box auto dove chiudere l'auto e non lasciarla per la strada. Io no, però conosco parecchie persone che hanno subito furti, sia che non hanno proprio più ritrovato la macchina, sia che l'hanno trovata danneggiata. Box auto, mi sono messa al satellitare pur di avere notizie costanti su dove sia la macchina, se qualcuno la strattona o cerca di aprirla. Innanzitutto c'è una macchina abbastanza attempata e la uso solo per necessità. Più che altro c'ho un mezzo a due ruote, una Vespa di 40 anni. Per quella devo stare proprio attento perché vanno a caccia di queste cose. Catene, bloccarute, se vado in qualche posto di metterla sempre in qualche parcheggio custodito. Fortunatamente no, però ci sono persone a mie vicine che hanno avuto sì furto di ruote, quindi la macchina è stata lasciata semplicemente su dei sassi, rubando tutte le ruote, in una zona diciamo VIP di Napoli, ovvero al Vomero, quindi una cosa abbastanza strana. Fortunatamente mi è capitato, però so che il rischio è molto alto, infatti cerco sempre di essere attenta dove parcheggio, soprattutto quando esco la sera, cerco sempre di essere in delle zone diciamo un po' più popolate, così anche quando rientro non diciamo rapinano neanche me quando rientro in macchina. Più che di furto d'auto, praticamente mi hanno rubato le ruote di scorta della macchina rompendomi i vetri ben due volte, di giorno, di mattina, non di notte. Tempo fa ho subito un furto, però per fortuna era assicurata, quindi nessun tipo di problema. Adesso ce l'ho a noleggio, quindi non è un mio problema. Ciao.